Ciao! Oggi Makeup Tutorial ho deciso di realizzare questo trucco qui, che è lo stesso che indossavo nel video haul, quello del make-up. Visto che me l'avete richiesto, appunto l'ho realizzato, l'ho fatto soltanto un pochino più va-va-boom. Mi piace molto come è uscito fuori e soprattutto mi piace molto il contrasto tra il giallino dell'occhio, dell'ombretto e il rosa delle labbra. Sugli occhi ho utilizzato soltanto ombretti Makeup Geek, che appunto vi ho fatto vedere nel video haul. Non li avevo mai provati ed ero curiosissima di provarli, sono fantastici, si sfumano facilissimamente e soprattutto ci sono tantissimi colori tra cui potete scegliere. Per quello che pagate circa 5-6 euro a cialdina, la qualità degli ombretti è veramente fantastica. Non mi dilungo troppo nelle mie chiacchiere, vi lascio subito alla realizzazione. Inizio questo trucco con la base del viso fatta e anche le sopracciglia sono già fatte, è la stessa che faccio in ogni video, quindi ve la risparmio. E vado a mettere un po' di terra per dare una leggera finta abbronzatura a questo faccino che sta tornando pallido. Con una terra fredda do un po' di definizione allo zigomo, quindi la vado a mettere qui sotto l'osso zigomatico. Ne metto un po' anche all'attaccatura dei capelli e sotto la mandibola. Ora passiamo agli occhi e prendo Emphasize di MAC, che è quasi finito, e lo vado a mettere sotto il sopracciglio in modo da creare un punto luce molto molto leggero e da facilitare anche poi la sfumatura che andrò a fare dopo. E lo metto anche nella parte iniziale dell'occhio. Ora prendo un ombretto di media intensità e un pennello abbastanza ampio da sfumatura e vado a realizzare la piega dell'occhio, quindi diffondo il colore in tutta la piega dell'occhio. Ora con un pennello più piccolino metto sempre lo stesso colore nella parte inferiore dell'occhio e quindi nella parte esterna vado a collegare la parte inferiore con la sfumatura nella parte superiore. Ora, per rendere un po' più interessante tutta questa sfumatura che abbiamo fatto sull'occhio, prendo questo ombretto qui che si chiama Cicca, di sempre di Makeup Geek, con un pennello da sfumatura più preciso del precedente e vado ad intensificare tutta la piega dell'occhio. Utilizzo sempre lo stesso ombretto anche nella parte inferiore e anche questa volta rimango più precisa dell'ombretto che abbiamo applicato prima. Su tutta la palpebra mobile, dall'angolo interno fino all'angolo esterno, vado a pressare con un pennello piatto Starry Eyed, che è questo ombretto qui di Makeup Geek che è stupendo. Mi aiuto a sfumare il colore nella piega dell'occhio con il pennello da sfumatura di prima. E riapplico nuovamente il colore, soprattutto qui nella parte iniziale. Ora, stesso pennello, stesso ombretto, questa volta lo vado ad applicare bagnato qui nell'angolino interno dell'occhio. Sugli occhi applico una riga di eyeliner in gel, io utilizzo questo qui di L'Oreal, ho fatto una recensione, se volete andarla a vedere ve la lascio cliccabile qui sopra.
Ora metto il mascara sia sopra che sotto e poi applico un paio di ciglia finte. Ho deciso di mettere le Starlet di House of Lashes. Ok, alla fine sugli occhi ho applicato le Iconic invece delle Starlet, perché le Starlet erano troppo piene, quindi avrebbero coperto praticamente tutto il trucco. Andiamo a completare il trucco del viso, quindi prendo il mio blush di H&M, che mi piace tantissimo, è nella colorazione Apricot. Nel frattempo spero che non sia cambiata troppo la luce, perché fino a pochi minuti fa stava piovendo ed era nuvoloso, invece ora è uscito il sole. Quindi magari se vedete che cambia proprio tantissimo la luce è per questo. Come illuminante voglio provare ad utilizzare lo stesso ombretto che abbiamo messo sugli occhi. Non ci ho ancora mai provato, quindi vediamo che cosa esce fuori. Super intenso, ma veramente molto bello. Sulle labbra vado ad applicare lo stesso colore che avevo nel video haul, cioè la tinta di Gerard Cosmetics, Mile High si chiama, ed è questo colore rosa antico, bellissimo. Questo è il look terminato. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, oppure iscrivetevi al mio canale cliccando il bottone rosso qui sopra. Potete seguirmi anche su tutti gli altri social come Instagram, Facebook, Twitter o il mio blog, pubblico tante cose durante la settimana. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!